Gentile collega, allora, dopo questo incipit che abbiamo comunicato, iniziamo a studiare il feto. Osserva la testa. Ricordati, in questi casi in cui c'è una displasia, sospetto di displasia scheletrica, devi fare tutti i parametri, compreso l'indice cefalico, che risulta normale, quindi il diametro bipenetale, che è un parametro che non ha nessuna utilità se non paragonato con l'occipito frontale, mentre invece l'esame principe, quello fondamentale, è e rimane solo ed esclusivamente la circonferenza cranica, che risulta regolare e con una dimensione che abbiamo visto essere regolare. Devi studiare attentamente tutta l'anatomia cerebrale, vedi un'ottima insula, vedi un cervello ricco di scissure, quelle cosiddette della convessità, che sono le quelle principali. Osserva il profilo. È molto importante quando ti viene inviata una paziente con un femore corto, osservare il profilo. Il profilo è regolare, non ci sono alterazioni. Hai visto prima che l'ossificazione era buona della testa. Qui stai osservando il torace. E devi osservare se c'è un torace stretto, non c'è, devi osservare bene la colonna vertebrale, è regolare, devi andare ad osservare che ci sia tutta la colonna vertebrale e qui stai vedendo l'ultimo tratto, il tratto sacrale. Sempre nell'ottica del quesito, devi andare ad osservare che non ci sia un torace stretto. E il torace stretto non c'è. Come te ne accorgi del torace stretto? Dalla circonferenza toracica, ma soprattutto dal fatto che il cuore è meno della metà della circonferenza toracica. Vedi un cuore regolare e vedrai un paio di sezioni cardiache per dirti soltanto che non ci sono malformazioni cardiache. Esegui la circonferenza toracica, è regolare e siamo tutto a posto. E allora scendi. Vedi le sezioni principali cardiache, ti faccio vedere giusto la sezione di destra e la sezione di sinistra, in maniera tale che ti dico che non ce n'erano anomalie cardiache. Si passa a studiare la pancia. La pancia la si studia con estrema attenzione perché un femore piccolo potrebbe dipendere da una gravissima ritardo di crescita e vedete che non c'è un ritardo di crescita se non di minimo, era intorno al 30° centile. Vai a osservare tutti gli apparati perché ogni apparato ti può dare un aiuto. Qui vedi che i reni sono regolari e adesso andremo a vedere due cose importanti. Una sono i genitali. I genitali sono perfetti. Allora i genitali perfetti già ti dicono: guarda, è strano, è difficile che ci sia una displasia campomelica, che è vero che ci doveva essere anche prima il femore curvo, però non c'era. Ma guardalo questo femore, lo vedi che è un femore curvo. Allora ricordati, nella displasia campomelica era curvo già al terzo mese, al quarto mese, al quinto mese, e qui invece prima era normale. Nella displasia scifomelica è la stessa cosa, nella displasia scifomelica non c'è la malformazione, chiamiamola malformazione, nella displasia campomelica i genitali esterni sono tutti femminili, lì era maschile, qui tu vedi un femore curvo di una certa dimensione. L'altro femore che andremo, e te lo faccio vedere che è curvo e che non è un errore di proiezione. Vedrai che l'altro femore è anch'esso curvo, ma vedrai che l'altro femore è più piccolo rispetto a questo che abbiamo misurato, che è quello di sinistra. Rivediamo di nuovo questo. Come vediamo il femore? Dobbiamo andare a vedere anche le altre ossa, perché se una displasia, ammesso e non concesso, che fosse una displasia campomelica, anche le altre strutture devono essere curve. Nella displasia campomelica ci sta la clavicola che è estremamente piccola, addirittura a volte con una severa ipoplasia, e qui invece la clavicola
è regolare. Ok, andiamo a vedere anche l'altro femore e guardalo che è più curvo rispetto all'altro, ma soprattutto c'è un punto che ci fa sospettare. Guarda questa sezione in cui hai ti pone il sospetto che potrebbe essere non un femore nato curvo, ma diventato curvo per una frattura. E ci osserveremo, perché nella parte della diafisi si osserva questo netto, la parte prossimale della diafisi ha una curvatura maggiore rispetto all'altra. E allora porremo il dubbio che possa essere qui, dove metto la freccia, una frattura. E allora la curvatura è una curvatura non, tra virgolette, congenita, ma acquisita per una frattura in utero. E quali sono le malattie che danno la frattura in utero? Le osteopenie. E tra le osteopenie quante ce ne sono? Ce ne sono tante, diversi geni mutati le possono dare. Naturalmente le più comuni sono l'osteogenesi imperfetta tipo 1, tipo 3, tipo 4, che hanno poi la caratteristica di poter essere autosomiche dominanti, recessive, eccetera, e qui in questo caso non c'era, entrambi i genitori non presentavano né bassa statura, né sclere blu, né soprattutto fratture nella loro vita. Come si vede questo? Vai a vedere anche gli altri ossa lunghe. Allora uno si potrebbe dire, come si può dire che è una frattura se le altre ossa non sono fratturate? Perché è tipico che si possa fratturare un osso e non un altro, l'altro semmai si frattura successivamente. Ma è una diagnosi certa, vedete qua ci sta appena un poco di curvatura della tibia. E dicono, si deve fare l'esame genetico, si deve fare l'esame genetico con il pannello delle displasie, ma nel fare l'esame genetico si deve valutare se farlo adesso a 33 settimane o farlo dopo la nascita. Questo spetta al genetista, che a cui dobbiamo inviare la gravida affinché possa eseguire un counseling e indicare il giusto percorso. Noi dobbiamo solo aiutarla a dire guarda che è venuto in un secondo momento. Allora stanno scorrendo le ultime immagini, tu vedrai anche gli arti superiori che sono stati studiati e quindi viene il messaggio forte da dover mandare che non c'è un torace stretto, le ossa che sono curve sono i due femori, una più dell'altra, e questo è l'omero, e poi vedrai anche le strutture mesomeriche dell'arto superiore, e il genetista sarà il vero regista del caso, ma tu devi specificare che è una patologia che si è verificata ex abrupto nel terzo trimestre. Io ti ringrazio dell'attenzione e ti faccio vedere come ultimo esame proprio il femore curvo. Stanno scorrendo le ultime immagini. Grazie, grazie dell'attenzione. Ecco, questo è l'avambraccio. È ovvio che ogni 2-3 settimane deve essere fatto un controllo. Gentile collega, quello che osservi è la biometria di questo feto a 33 settimane e 2 giorni. E tu vedi una circonferenza cranica regolare e tu vedi un cervelletto al 23° centile. E tu vedi un addome al 15° centile, vedi che l'omero, l'ulna e il radio sono regolari, ma osserva subito, vedi un femore che è al 4° centile e che rappresenta un valore teoricamente ancora regolare perché è patologico tutto ciò che è sotto il 3° centile, ma che indubbiamente ci dice fai attenzione. La caratteristica di questo femore è che il femore è curvo. Allora un femore curvo
può essere tale sin dall'inizio. Tante malformazioni fetali hanno il femore curvo, la più comune delle quali è la displasia tanatofora, ma là la micromelia è severa, severissima. E il femore è curvo in altre patologie, prima fra tutte la displasia campomelica, nella quale il femore è curvo sin dall'inizio, e nella displasia scifomelica, in cui il femore è curvo sin dall'inizio, mentre invece in questo caso, negli esami eseguiti in altra sede, il femore era regolare.